Benvenuti e buonasera, benvenuti in un altro nuovo episodio di Days Gone. E in questo episodio, allora, negli episodi precedenti, intanto abbiamo fatto, diciamo, un paio di missioni che il nostro O'Brien ci dava. Abbiamo ascoltato un po' di conversazioni, cazzi e mazzi, però ancora molte risposte non ce le hanno date. Questo perché O'Brien fondamentalmente è un figlio di puttana. Sì, di puttana. Sì, ecco. Fatto il mio piccolo breve sfogo personale, possiamo andare avanti verso questa missione. Noi ci troviamo nell'accampamento di Iron Mike, dobbiamo andare qua. Torna all'accampamento di Iron Mike, parla con Ricky. Vabbè, la moto possiamo lasciarla qua. Ma la tua prima volta, ma... Ero al lavoro. Il mio ultimo giorno passato dietro il bancone di un piccolo caffè a Farewell. Di che cazzo sta parlando, raga? La sua prima volta in che senso? Eccolo qua, Ehi, Ricky. Ricky, hai un lavoro per me? Ciao, Dick. Sì, ricordi Shane Riley? Lo chiamavano tutti Red. Red Riley? Mai sentito. Ma indovino, è rosso di capelli. Cosa? No, era per gli stivali. Aveva un paio di scarponi in pelle di serpente tinti di un rosso orrendo. Una vera merda. Immagino. Lavorava per noi tempo fa, finché un giorno ha deciso che i nostri crediti non gli bastavano e ha ammazzato Lindsay Fuller senza tante storie. Chi? Lindsay. Era alle scorte prima di Blair. Aspetta, cosa? Ha ucciso una donna disarmata? No, era armata, ma non si aspettava un proiettile in fronte. E senti questa. Red l'ha ammazzata, ha ripulito il capanno delle scorte ed è scappato senza lasciare nessuna traccia. Gran figlio di Lurida. Almeno finora. Gli dice L'hanno puttana, avvistato con i suoi dico. uomini a Camp Pioneer. Non devi neanche chiedere. Non sopporto che... Uccide le donne disarmate, lo so. Sapevo che avresti accettato. Già, comunque, ripeto, ci penso io. Che altro puoi dirmi di lui? Non molto. Ah, aspetta. Mastica tabacco. È talmente ossessionato che raccoglie i mozziconi, estrae il tabacco e se lo ficca in bocca. Che schifo. Pensavo in Beh, ora culo. ho due ragioni per farlo fuori. Aspetta, ragazzi, c'è il Sì, ma gatto che sta attento, Dick. si sta arrampicando, diciamo. Pepe. Allora, detto questo, dobbiamo andare a fare la nostra cazzo di missione. Io ritornerei alla mia moto e già ci mettiamo in marcia. Tra l'altro, io ho guardato, non abbiamo molto da fare. Qua è dove dobbiamo andare a fare la nostra missione. Qua abbiamo tutto un'infestazione da liberare. Vediamo se dopo questa missione non abbiamo nient'altro di interessante subito che ci viene dato. E poi qua abbiamo ancora di tornare alla lapide. Non è una cosa principale, però ci sbloccherà nuovi ricordi, nuovi dialoghi. Insomma, ci fa conoscere meglio questa cosa di nostra moglie, che tra l'altro è interessante come roba. Va bene, io direi, minchia, ma siamo senza benzina. Porca di quella puttana. Aspetta, Ricky, fammi fare il rifornimento. Dice enough, da per cortesia. Perfetto. Va bene, ci mettiamo direttamente in marcia, ragazzuoli, verso l'obiettivo. In teoria, quindi dobbiamo vedere di questo Red, che se lo si può riconoscere dal fatto che indossa degli stivali rossi, che ha ucciso una donna. Il nostro personaggio su questo argomento, ovviamente, è molto sensibile. Vabbè, non che sia una cosa, ma è un po' da Ellie, tutti, ci ragazzi. sei? Dico St. John all'infermeria di Lost Lake, rispondete. Dick, ehi, io mi sento ancora scombussolato, sai com'è. Tu stai bene? Che succede? Boozer, ehi. Niente, solo che... ero stancato di ascoltare Radio Free Oregon, sai, le stronzate complottiste hanno preso a piccole dosi. Dick, Eddie mi ha detto tutto. Sarei morto senza di te. Di che hai trovato quell'antica chiesa Boozer, oddio. Deve essere stato divertente. Tenermi giù mentre lei mi faceva a pezzi. Ti ricordi di Jack? Come tagliava quel tacchino l'ultima volta che abbiamo mangiato tutti insieme? A fare in culo, io mentre lutto. Comunque mi fa piacere che Boozer si sia ripreso, ragazzi, si è ripreso. Ancora una testa. Oddio, cazzo, è atletico, raga, l'avete visto che Ok, stai dicendo? movimento? Deve essere stato divertente. Attenzione, qua c'è un po' di bordello. Allora, io non mi ricordo un po' come eravamo messi. Oh, un silenziatore. Non mi ricordo come eravamo messi ad armi. Fammi vedere un attimo. Ah, beh, sì, abbastanza bene. Siamo full di colpi, di tutto, di medicina. A posto. Va bene, proviamo a liberare questo avamposto nel modo più furtivo possibile. Se riusciamo. Utilizzeremo la tecnica del mollusco silenziato.
Oddio, cos'è? Ascia da pompiere. Ha molti più danni della mia massima. Guardate la resistenza, raga. Due colpi e si è rotto. Si stavano sparando ora, minchia. C'è un silenzio incredibile. Oh, materiale, straccio, alcune cose che ci possono servire. Bottiglie. Però qua c'era gente. Allora, rintraccia Red Riley. Quindi presumo che in quest'area dovremo trovare delle D'accordo, dove tracce. cazzo sei? Bene, uccidono le larve. Ok, sì, mozzicone di Ecco, sigaretta, sì. mozzicone di sigaretta, raga, vedi? Oh, ma c'è gente. Porca puttana, raga. Vabbè, ma devi morirci, no? Muori. Vai a fare in culo. Comunque, raga, la difficoltà difficile 2 che stiamo giocando è tutta un'altra roba, raga. Io l'ho visto come sarebbe a facile o a normale. Ed è un altro gioco, raga. Però, vi dico la verità, preferisco così. A me piace rendermi giochi difficili. Soprattutto i giochi che so che... Diciamo, c'è una base survival, no? Questo qui, vabbè, non è proprio il gioco survival proprio, però... Però, insomma, devi avere una buona gestione delle risorse, se no rischi di sprecarle e trovarti senza in situazioni che ti servono. Guarda dove... Warp on the corner! Warp on the corner! Animale! In questa casa c'è qualcuno che sta parlando di quella donna che... Insomma, che hanno ucciso. Ma non è che Red Riley, ma dobbiamo prima trovare le tracce, se no non ci fa andare lì? Vediamo, qua c'è un'altra traccia. Sputa il tabacco. Riley, sei un disgustoso pezzo di merda. E lui? Curiosi pure. Occhio, occhio, occhio. Aspetta, da qualche altra parte. Ah, ecco, ci sono le impronte. Dorme di stivali, sì, di qua. Mastica il tabacco e va qui. Oh, ci sono i cosi, i bimbi sudati. Ma però un paio di cazzi. Okay, ehi, ehi! Porca puttana, ho sbagliato. Che bello usare il mitraglione, raga. Così non serve, ma mi piace. Oddio, ma è lui? Oddio, ma che miro ho avuto, raga. Una ciolla proprio. Come cazzo si cambiava? Con Z? Ecco. Che bello usare sto mitraglione, raga. Lo so che non serve. Oddio, ma c'è altra gente qua. Oddio, ma cosa cazzo c'è qua? Sì, lo so, sto spardando cose che non mi servono. Semplicemente perché ne ho voglia. Però basta, basta spardare risorse così, le molotov. Semplicemente perché qua di solito quando fightiamo così, molte cose le lascio, no? Proprio perché sono pieno, per quello le uso. Proprio per non lasciarle qua. Dov'è? Ah, ecco. Vabbè. Comunque, noi ridiamo e scherziamo, ma in realtà le munizioni non le abbiamo trovate. Ciò significa che riguardo alle munizioni un po' di spreco l'abbiamo fatto. Qua sto raccogliendo io orecchie di larva, sta roba qua. Aspetta che qua c'è qualcosa. Cosa c'è Lui qui andava dentro? qui. Cosa faceva, scusa? Cazzo. Altra roba di stivale. Qua sono full. Munizioni invece no. E man mano ci stanno guidando. Magari adesso c'è qualcosina qua. Ecco, infatti le impronte portano qua dentro su questo cadavere. Forse era questa la donna. Va bene, sta pisciando. Ah no, 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 mi sta pisciando Ti scappa, ti l'animazione. scappa. Ma non hai un pene, figliolo. Con quanta espressione me lo stai facendo, sta pisciando. Essere... No, no, è un problema. Ma
Dobbiamo trovare nuovi modi per... Ah, aspettate. Dove diavolo ti sei nascosto, Red? Deve essere qui intorno. Attenzione, colpo della vita. Mamma mia, attenzione. Vabbè, perché non mi faceva fare il porco. Oddio, mi ha dato. Ehi, ehi, non ti permette più. Meno male che io non picchio le donne. Guarda che sei qua. E cercare nei capanni c'è altra gente. Porca puttana. Oddio, ma è pieno. Dammi il tubo bomba. No, 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 no. Dammi il tubo bomba. No, cazzo. Ah, li stanno attaccando i furiosi. Io sono un coglione, questa è la verità. E questi qui sono i furiosi, attaccano a me, figli di una grandissima furiosa. Raga, non vorrei dire, ma... Cioè, non so se è la difficoltà o meno, ma che non ci sono sti cazzo di salvataggi. Io mi rifaccio tutto e ci vediamo dove eravamo prima. Porca puttana! No, 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 no. Cioè, no, raga. Puttana, ora? Minchia, raga, ma sono corazzatissimi questi. Fermi tutti. Porca puttana, i kit. Ok, fuori uno. Oh, mamma mia, raga. Non è che questa è la casa che abbiamo la chiave, vediamo. Di aprire l'ho aperto. C'è altra gente. Perfetto. Vaffanculo. L'ultimo. Ok, penso di averli fatti tutti, raga. Dove cazzo sta andando sto furioso? È per i cazzi suoi, raga. Levati dal cazzo. Vergogna. No, è vivo. Dai. Mamma mia, con quanta violenza. Allora, dobbiamo andare, penso, ad aprire una di queste case. E avevo sentito parlare poco fa in una di queste, se non sbaglio era C'è un questa. capanno, Mi sa di sì. no? Che ci fai Coraggio, qui, Red. randagio? Hai fatto tutto. Eccolo. Ho fatto. Così. Perfetto, consegna la prova dell'uccisione. È stato più veloce del previsto, raga. Questa penso che era sua moglie. Affanculo entrambi. Vabbè. Ritorniamo al villaggio a parlare con Ricky. Bene, siamo ritornati al villaggio con la speranza che qua non ci incurino male. Sparali, sparali, bravo, bravo al Gerdo. È sempre messo lì pronto con l'arma. Bene, siamo arrivati. Mi sembra E quanto. mica, comunque, cazzo, Boozer, anzi, ce l'ha fatta. Abbiamo capito che ce l'ha fatta, però è stata dura, raga. Boozer, pensavo che ci moriva nella storia, invece tagliandogli il braccio, diciamo che comunque gli abbiamo salvato la vita, anche se ancora non l'abbiamo rivisto, non ci abbiamo ancora parlato con lui. Ehi, Ricky, l'ho sistemato. Dicono. Ah, che sollievo. Lindsay aveva alcuni amici. Li avviserò io. Sì, d'accordo. Alla prossima, Ricky. Perfetto, zona di guerra, missione completata, campo di Iron Mike, saliamo un po' di fiducia, non so se era una primaria o secondaria, penso secondaria, però che comunque se non le facciamo non ci sblocca altre missioni, di conseguenza, insomma, è un po' così. Perfetto, abbiamo un'altra missione, fiumi che guida fino a destinazione, ma è qui a 76 metri. Dobbiamo parlare forse con Iron Mike, probabilmente. Sì, perché mi sa che questo qui è la difficile. O parliamo con Iron Mike o con Schizzo, vediamo.
Dick. Ho pensato al tuo discorso quando mi hai chiesto di rendermi utile alla vostra comunità per sdebitarmi. Sentiamo. Hai 2 minuti? Devi vedere una cosa. Sì, posso concederti un paio di minuti. Allora dove andiamo? Sei mai stato nelle caverne a nord del lago? Sì, le conosco. Avanti, prova a tenere il passo. Ok. Attenzione, corriamo con lui. Eh sì, ma parla, no? Il dialogo dov'è? Mi devo fare 400 metri? Ecco. Bonifica. Devo controllare le paludi ed eliminare i furiosi intrappolati nel fango. Da quanto non sali lassù? Da diversi anni ormai. Quando ero piccolo passavo giornate intere in quelle grotte. Il mio vecchio si credeva un grande geologo. Siamo, sono incastrati. Ce ne sono un paio, 2 furiosi bloccati nel fango. Sì, così sembra. Aspetta, ci penso io. D'accordo, lascio a te l'onore. Cosa devo farci, così? Non li posso fare col corpo a corpo, devo spararci. Ottimo lavoro. Schizzo ha trovato una degna spalla per questo incarico. Schizzo può anche andarsene dove sono io. Comunque, stavo... Che si chiama fanculo, penso. L'origine dei passaggi, la lava solidificata all'esterno, i fiumi di magma che scorrevano nel sottosuolo. I turisti esploravano le gallerie come la Metolius in alto, ma ci sono molte altre grotte sparse in tutta la regione. Ok, ok, siamo quasi alla superstrada, non fare rumore. Guarda come lo interrompe, non gliene fotte un cazzo, non ti dico. Attenzione. Ok. Oh. Cazzo, una mandria. Trascinato qui per questo, strozzarmi con la puzza dei furiosi. Ok. Coraggio, seguimi. Ehi, seguirti. Dove diavolo stiamo andando? Vedrai. Forza. Ti avvicinare troppo. Stai giù. Segui l'orda, ma... In che senso? Perché stiamo facendo questa cosa? Anch'io voglio... Neanche per un maledetto randagio. Aspetta, aspetta, hai detto che in estate i turisti californiani venivano qui in massa e che la 97 e la I5 erano sempre bloccate dal traffico, ricordi? Confermo, a luglio puzzavano tutti come un branco di furiosi. Beh, avevi ragione su una cosa, i branchi di furiosi, quelli che alcuni chiamano orde. Forse è proprio per le orde che non riusciamo a decimarli. Che vuoi dire? Pensaci, sono rimasto nell'incubo per più di un anno, sempre a caccia di taglie. E lo stesso vale per Boozer, Ricky, Schizzo e non solo. Per te quanti furiosi ho ammazzato? Qualcuno. Qualcuno, sì, ma il loro numero è rimasto costante. Oddio, quello lì penso che mi avesse visto. Tutto dalle orde. Ma buongiorno, mamma mia, raga. Migliaia di furiosi risalgono la superstrada di Santiam e si riversano nella valle di Lost Lake, a nord delle Cascades. Inquietanti, raga, guarda quanti sono. Nessuno è più sceso a sud del passo di Santiam. Non è chiusa per i furiosi. Anzi, sono proprio loro a bloccarla. Comunque, il punto è che le orde continuano ad arrivare notte dopo notte e non possiamo fare nulla per fermarle. Che idea avrà il nostro dico? Oh, ti stai allontanando, perdonami, scusa. Dai, corri, devi correre, dico. Però ho già perso fin troppi uomini per tentare di arginare il problema. Ma alla fine di qua dobbiamo andare, coglione. Anch'io. E ogni nuova orda semina una scia di gruppi isolati o si frantuma e si disgrega. E in un lampo i furiosi invadono la regione e si diffondono a perdita d'occhio. Non solo, non c'è bisogno di vederli per sapere che ci sono. Se esistesse un modo per fermare le orde, potremmo ridurli di numero e organizzarci meglio. Sicurezza, campi coltivabili, sistemi di irrigazione. Sì. Io opterei per un carro armato. Non possiamo affrontare a viso aperto quelle orde, come le chiami tu. Però attenzione. Che mi venga un
Già, ma stanno qui tutto il giorno in questa specie di stato di ibernazione. Quindi tu suggeriresti di... Sì, far saltare tutto. Metti cariche lì, lì e lì. Tiriamo giù una parete e sigilliamo questo schifo. Ok, ma se ne intrappoli un centinaio, che ci guadagna? No, non hai capito. Se chiudiamo la grotta, non sapranno dove dormire. O forse la scia di fetore si seccherà, si disperderà e non ne arriveranno altri. Sì. D'accordo. Capisco, mi hai incuriosito. Ok, forza, rientriamo. E quindi l'idea sarebbe mettere delle cariche nella grotta, far saltare tutto in modo che si chiuda, ma non lo so. Mi sono scaldato un po'. Ora vediamo se riesci a tenere il passo. Sì, ok. Per curiosità, sei diventato un esperto di furiosi vivendo nell'incubo? Passi il tempo libero a seguire quei mostri? Studi il loro comportamento? Sì, le trombo pure. Comunque non lo so quanto allora, possa sai? Funzionare l'idea. Le orde dove dormono gli infetti. Secondo me. Qualche giorno fa, a nord del cratere di Belknap, ho visto passare un elicottero. Aspettate un attimo. Un elicottero. Scherzi. È aumentato un pochino il volume della mia voce. Forte. Era un elicottero della Nero, come quelli che sorvolavano tutta la cazzo di regione ai tempi del contagio. E ne hai visto uno in volo? E guarda, ne sono passati 20.000 in due episodi, cioè... Ho cercato di rintracciarli per capire se hanno una base qui vicino, delle scorte. Cazzo, vorrei capire se i federali esistono ancora, quantomeno. Hanno allestito un programma di ricerca sui furiosi. Insomma, li stanno studiando. Loro hanno risorse e scienziati, mentre noi soffriamo la fame e lottiamo per sopravvivere. Li ho seguiti fino alle caverne del grotto. Le conosci? Sì. Hanno posizionato dei sensori di movimento per calcolare il passaggio di furiosi durante il giorno. Mike, erano a migliaia. Migliaia? A detta loro, tutti i furiosi delle Cascade, a sud di Crater Lake e a nord di Smith Rock, usano i tunnel di lava come rifugio per l'ibernazione. Quindi, pensavo, facciamo esplodere le caverne, no? È l'unico modo per decimarli. Beh, adesso un altro punto di vista, a questo punto potrebbe anche funzionare. Se si spostano in massa solo tramite le grotte... Ehi, la tua idea non è campata in aria, ma... Una cosa però... così richiede un bel po' di tritolo. Hai chiesto di aiutarvi a rendere Lost Lake più sicura. Si fa così. Ok. Allora, senti, ho delle cose da fare, ok? Ma raggiungimi al ponte tra un paio di minuti. So dove trovare quel che serve. Attenzione, già lui ha la dinamite tutta pronta, già, capito? Ok, fiumi che scorrevano nel sottosuolo, perfetto. Campo di Iron Mike, la fiducia stiamo guadagnando? Mica, però pochissimo, 100 di fiducia, beh, ok che non abbiamo fatto un cazzo, però... Guadagnarsi il pane. Dovevi presentarti alla fattoria un'ora fa. Il mio uomo ha una pala che ti aspetta. Sì, schizzo, lo so, ma ora ho da fare. Stavo giusto per uscire in missione con Iron Mike. Con Iron Mike? Vedi di portare il culo lì o rischi di finire nella merda con quello storpio del tuo fidanzato, intesi? E senza una pala per scavare. Sì, 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 ho capito benissimo. Passo e chiudo. Figlio di una grandissima... Ah, che ti rompo il culo, ti sparo con tutto il mitraglione, bello, te lo... No. Va bene. E va bene, allora andiamo da Schizzo e vediamo cosa ci dice. Allora, eccoci qua. Allora, se non sbaglio, la fattoria è questa, la fattoria di Iron Mike, no? Fattoria di Iron Mike, sì, però la missione non è lì. Se no ci dice solo di uscire dal cancello. Sì, ma la mia moto? Ah, scusi, senza moto non vado da nessuna parte. Ah, la benzina siamo a metà. Dobbiamo trovare subito un po' di carburante. Se no... Sei pronto? Ok, ripartiamo da qua. Vabbè. Questa volta dovrai fidarti di me.
Ok, raga, ero crashato, vi faccio rivedere di nuovo, insomma. Ok, dove stiamo andando? Sai cosa cercavano nelle miniere di questa zona? Sì, mercurio, roba così. Esatto, cinabro, da cui poi estraevano il mercurio. Sulla costa est tutti associano questa regione alle miniere d'oro e d'argento, ma si sbagliano. Nei primi anni del Novecento il cinabro valeva più dell'oro. I minatori lavoravano soprattutto con il tritolo per estendere le reti, aprire nuove gallerie, rimuovere le frane e via dicendo. Ma per comprare gli esplosivi dovevano iscriversi ai registri della contea e consegnare al commissario le chiavi duplicate delle casse. Aspetta, il tribunale di contea, dove si trova? Credevo lo sapessi, è nel vecchio edificio federale. Il vecchio edificio federale, quello a Sherman's Camp! Dio santo, Mike! Che diavolo! Avevi giurato di non mettere più piede in quel posto! L'ho giurato, non ricordo. Eri ubriaco, proprio poco dopo la morte di Joe. E ti ho detto perché. Ahia, scusami, ero Mike, meno male che non hai visto lo specchietto. Ah, non hai specchietti, che diverso. Dimmelo un po' prima, prossima volta. Ok, siamo arrivati. Ero crashato prima, raga, quindi vabbè. Quel posto sarà un vespaio, non mi sembra una buona idea. Il tempo regge, non c'è pericolo. Bene, vedi quello? Il vecchio edificio federale. È il Pensavo il nostro palo. obiettivo. Pensavo il palo. Non corriamo rischi inutili. Meglio restare Ok, dobbiamo all'aperto. raggiungere l'edificio Andiamo da qualche federale. parte. Dove andiamo? Seguimi. Dobbiamo trovare il commissario con le chiavi. Non siamo Sai messi dov'è il casco benissimo a munizioni, del eh. suo corpo? Cioè, sì, Salve, siamo messi bene, signore. abbiamo il mitragliano, per carità, però Sì, vorrei non Joe ha sprecarlo. annientato tutto e tutti, uomini, donne e bambini. Si sono salvati in pochi, tra cui te, giusto? Solo in due, io e Nora. Ma non sono stati furiosi a distruggerci. Che vuoi dire? Guarda. Che senso? Aspetta, che cosa sta succedendo? Qualcosa di interessante. Oddio. Finirono i colpi. In 2 settimane. Le due parti fissarono una tregua. Un incontro. Proprio qui. Sapevamo cosa ci aspettava. Lo sapevamo benissimo ed eravamo pronti. Lo scontro non durò a lungo, ma fu molto violento. Scoprimmo che loro avevano altre munizioni e merda. Beh, puoi immaginare come. L'ho detto. Rimasero soltanto due superstiti quando tutto fu finito. E certi giorni. Vorrei non essere uno di quei due. Il commissario è là, è il completo da contabile. Recupera la chiave e andiamocene in fretta. Non ho capito però a che si riferisce, raga, che ha In fatto realtà sta non te ne cosa. frega niente di chiudere gli ingressi delle caverne. Mi hai portato qui. Mi hai portato qui perché volevi che vedessi tutto questo, vero? Non è vero. Comunque hai preso la chiave. Dobbiamo trovare anche le mappe di quelle miniere e procurarci tutto il tritolo Chiave possibile del per isolare commissario. ogni grotta della valle. Allora, io non so se Cazzo! lui si sta riferendo Io alla non ti Nero o ai conosco. ripugnanti, Mi questo è il dispiace che dubbio. tu l'abbia visto. Non ti seguo, Mike. Sto parlando della guerra con i ripugnanti. I Quella che stiamo ripugnanti, ok. aspetta con tanta ansia. Credi che gli importi delle vittime nostre o loro che siano? Lascia Ok, perdere. Forza, diamoci una mossa. ok. Quindi, allora, infatti, in effetti sta cosa è vera. Lui praticamente ha troppa paura di questo Carlos, che dovrebbe essere il capo dei ripugnanti, che sono quei bastardi sadici. Figli di una grandissima mamma ripugnante, sa. Cosa?
Gli ingressi sono sbarrati. Ti sei splittato, Iron. Non è che sei Iron Mike, tu sei Iron Man. Siamo al piano di sopra. Qui c'è puzza di morto. Ma no. Sì, sento ancora il tanfo. Brutto affare. Non mi sono mai piaciuti i bambini. Mi davano sui nervi. È sempre stato un punto dolente tra me ed Elizabeth. Pace all'anima sua. Ok, Elizabeth sarebbe suo amore. No, credevo ti piacesse più. Ok, perfetto, ci siamo. Ora abbiamo le mappe di tutte le miniere e sappiamo dov'è la dinamite. Ok, andiamo. Hai sentito? Sì. Beh, aspettavi qualcuno? No. Vuoi coprirmi le spalle? Ehi, non ho il grilletto facile, ma non ho paura di premerlo se devo. Attenzione, Predonio ripugnante. Chi saranno? I ripugnanti sono più bastardi. Ehi, so badare a me stesso. Predone. Contrario, ma ricordi l'ultima volta insieme nell'incubo? Sì, come dicevo, resto dietro di te. Allora, se possiamo un po' evitarli, li evitiamo, raga. Però di qua non vedo modi di evitarli. L'unica cosa che possiamo fare, raga, io tenterei la mia prima flashbang. Mamma mia, raga, ha funzionato. Vai a fare in culo, mamma mia, strage. Vai, Mike. Ma comunque è una bella revolver, c'ha Mike. Cazzo, andiamo da lui. Cazzo, mi devo curare. Porca puttana, prendi le munizioni. Aspetta che sto ricaricando, buon uomo. Ma non lo prendo? Dai, che arma di merda. La pistola fa cagare, raga. E guarda come lo provoca mentre il nostro personaggio. Dico, fatello un pugni cazzo, mentre capa. Oh, cecchino. Porca puttana, questo ha la priorità. Aspetta che qua ci sono le munizioni, raga. Le munizioni sono la vita. Buon Giorgio. Oddio. Mamma mia, ho sparato quello lì che stava lanciando la bomba. Che cecchino. No. Siamo messi male. Quel cecchino lì rompe troppo il cazzo. Fatto, ce n'era un altro qua. Eccolo. Mamma mia, raga, questo è un episodio di azione. Bello, bello, ci sta ogni tanto un po' di action. Ok, lottiamo il lottabile, raga. Oh, kit. Oh, beh, c'è ancora. Ok, abbiamo fatto il cecchino che era Gesù, che disastro. Più rompicoglione. Sai perché nessuno entra più a Sherman's Camp? Ma noi nella mappa dove siamo? Ah, siamo su. Ok. La pelle, si incazza come una iena. Aspetta, Mike, perdonami, fammi lottare un attimo. Fammi lottare il mondo, perdonami. Ok, in teoria possiamo andarcene. Vabbè, poi io qua ci ritorno, raga, anche perché abbiamo Nidhi qua in zona. No, Nidhi no. Beh, salga. Ok, però ce l'abbiamo fatta, raga. Abbiamo preso comunque la chiave che ci fa entrare. Cioè, abbiamo trovato comunque tutta la mappa delle caverne. E dove trovare il tritolo. Per certi versi mi hai sempre ricordato me da giovane. In che senso? A te non frega un cazzo di nessuno. Sì, tieni ai tuoi amici, cerchi di salvarli. Ma ti importa qualcosa di me o di chiunque altro al mondo? Non credo. L'altruismo è una condanna a morte. Certo, non lo nego, ma il punto è che lo stesso vale per l'indifferenza. Pensa alla gente di Sherman's Camp. Hanno smesso di pensare agli altri e si sono concentrati sugli interessi personali. Non è difficile uccidere qualcuno quando sembra solo un ostacolo fra te e quello che vuoi.
Skids vuole uccidere i ripugnanti perché non li considera più umani. Per lui non contano. Sono un ostacolo tra lui e quello che vuole. Ma io non ci sto. Non voglio cadere nello stesso errore. Eh sì, però non puoi stare con la speranza che poi i ripugnanti ti inculino la notte mentre dormi, Mike. Schizzo non capisce perché io sia un pacifista. È così che gli piace chiamarmi. Lui pensa che li farò ammazzare tutti. Ed è così, Mike, li farai ammazzare tutti. I furiosi non dureranno per sempre. E quando non ci saranno più ci servirà aiuto per ricominciare da capo. Ehi, senti, ehi, non mi piacciono Carlos e i ripugnanti, non più di quanto mi piacciono Tucker o, non so, Copland e i suoi stramaledetti complottisti. D'accordo, ma vedi, il punto è questo. Non farò nulla per metterli a rischio. Ho già visto troppi morire. E anche se ti attaccasse Carlos... La tregua reggerà. Puoi scommetterci. Io ho i miei dubbi, purtroppo, Iron Mike, per quanto tu mi stia simpatico, sta sparando un pugno di minchiate in questo caso. Missione completata. Puoi coprirmi le spalle. Campo di Iron Mike, 400 fiducia guadagnate, eccetera, eccetera. Oh, crea progetto attrattore. Adesso possiamo crearlo, raga. L'esca... per i zombie. Allora, ragazzuoli, io non lo so, cioè, praticamente non è altro che Schizzo che vuole eliminare i ripugnanti. La tregua non può reggere. Esatto. Sì. Mentre Mike è un pacifista che non vuole attaccarli. Il problema è che secondo me è un pochino una cazzata, perché i ripugnanti li abbiamo visti, raga, non è che sono proprio completamente malati, e onestamente non credo che sappiano mantenere gli accordi a lungo, questa tregua di cui lui parla. Quindi secondo me è una cazzata, e nonostante Schizzo mi stia sul cazzo, ha ragione lui, secondo me sarebbe meglio eliminarli. Comunque abbiamo una missione che ci ricorda, dico nel rintraccio, una squadra di ricerca della Nero, il compleanno di Erode. Abbiamo questa missione, ma la faremo nel prossimo. Scherzo, i ripugnanti non sono umani, non più. Da notare come il personaggio dicono dice la stessa cosa che dico io, abbiamo un certo feeling. Ragazzi, io per questo episodio, io vi saluto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove andremo a farci questo ricordo. Io nel frattempo, in vostra assenza, mi lutto tutta questa zona infestata qua. Così non vi rompo i coglioni a voi. Quanti nidi ci sono? Mamma mia, ci sono 4 nidi. Oppure magari no, vedo cosa posso fare intanto. Ok ragazzuoli, alla prossima. Ciao!